Monsignor Baldassarre Reina, 30 anni fa Cosa Nostra decise di colpire la cattedrale del Papa, la cattedrale di Roma e non solo. In 30 anni com'è cambiata la lotta alla mafia da parte della Chiesa? Come 30 anni fa, la Chiesa continua a dire no alla mafia, alla mentalità mafiosa, a ogni logica che deturpa il bene comune. E quindi c'è stato in questi 30 anni certamente un cambiamento nelle metodologie, nella sensibilità, ma la sostanza rimane la stessa. Il Vangelo ci impone ad opporci in maniera determinata alla logica del male ed è quello che penso la Chiesa ha fatto in questi 30 anni in maniera coraggiosa e profetica. Questa sera mi piace ricordare il martirio di Pino Puglisi, di Don Pino Puglisi, sacerdote palermitano ucciso dalla mafia, di Don Peppino Diana. Ecco, insieme a loro, a loro due, al loro sangue versato, l'esempio ogni giorno di tante persone, di tanti cristiani, di tanti sacerdoti, di tante suore che contrastano questa mentalità che purtroppo ancora oggi danneggia il nostro paese e non solo. Papa Francesco per l'occasione ha scritto una lettera nella quale si rivolge soprattutto ai giovani, che non sono solamente i giovani romani, ma sono i giovani di tutta Italia e si potrebbe dire di tutto il mondo, visto che la mafia è un problema che riguarda appunto tutto il mondo. Come può la Chiesa oggi coinvolgere allora questi giovani nella lotta alla mafia? Ci rendiamo conto che se davvero vogliamo debellare la mafia dobbiamo puntare soprattutto sui giovani, perché sono loro che possono assicurare alla nostra società un futuro diverso. Allora, l'impegno della Chiesa è soprattutto sulla dimensione formativa, offrire ai nostri ragazzi attraverso, le strutture che conosciamo, le parrocchie, gli oratori, le scuole, offrire dei luoghi di incontro e soprattutto una proposta di vita diversa rispetto a quella che purtroppo questo mondo propina ogni giorno. Sono passati 30 anni da quando la mafia colpì le chiese di Roma e colpì anche Milano. In 30 anni lo Stato ha fatto diversi passi in avanti nella lotta alla mafia, ma purtroppo è un cancro che si fatica ancora a estirpare. Quali sono allora le prossime mosse dello Stato italiano per debellare questa malattia così pericolosa? Costruire un'alleanza con le giovani generazioni che sono il vero argine alla criminalità organizzata e dare alla nostra prima linea strumenti tecnologici e normativi adeguati ai nostri tempi che permettano di anticipare la criminalità organizzata e soprattutto tagliargli la cassa. Si pensa che uno dei problemi sia la scarsa presenza di uomini delle forze dell'ordine. Il governo Meloni come pensa di risolvere questo problema? Veramente le forze dell'ordine sulla criminalità organizzata sono un vanto in tutto quanto il mondo, quindi non credo che questo sia il tema. Il tema è purtroppo culturale, valoriale e anche economico. C'è un mondo che porta avanti un'economia sommersa, che è quella che viene per esempio a Roma dalle piazze di spaccio, che va stroncato per rimettere in moto un altro meccanismo, quel meccanismo virtuoso che non permette alla criminalità organizzata di avanzare.